Non te lo dico perché non lo so. No, perché si chiama Pisanino? Perché il pisano lì è la fanciulla. La ricordi? Spiegaglielo. Tanto te c'è la lingua, oggi stamani vai. E uno mi sembra morì. Però c'è sempre il passamontagna e guanti. Non ce la faccio a lasciarli lì, perché se ti vedi al freddo. E la basta. No, mi basta. Il pausa si venne. Sabato prima aveva grandinato. Allora ci troviamo in Val Serenaia e stiamo raggiungendo la vetta del Pisanino. Qui siamo più o meno all'altezza 1100 metri. Nel 100 metri il Pisanino sfiora 2000 metri, quindi il dislivello sarà abbastanza importante. E niente, proseguiamo. Poi li cammini dopo. Una corda qui in volante, lo ricordo. Poi va lì alla spera della foce del cavallo. Ci sono tre persone fino alla corda. Questa è la roccia, perciò fa il giro. Oh, visto? Ora mi devo uscire queste, sennò io ero tutto bravo. Ah, da bello. Paese di mia mamma. È vero? Sì. Bello, eh? Come il campo lì. Posto. Vai. Sì. Ok, qui stiamo riprendendo. Forse in realtà queste macchette mi danno noia. Non ce l'hai messe. Aspetta. Fermo lì. No, fermati, Giovanni. O te le metti dietro o le lasci qui e le riprendi. Dici? Sì. Sì, dove passati sotto là. Però sto attento. Bravo. Digli da loro dove passati. Sì, sì. Comunque non era così tragico, dai. Non è quello, eh. Ah, bene. Ghiaccio. Tutto male alle braccia. E come mai? Per la tensione. Ok, questo qui è un sasso che non è sasso, eh. Cioè non è ancorato. Oh, è questo un bel passaggio. Si è fatto male, Simone? Dove? È questo qui. Al braccio. Che bei ricordi. Che tagliano questa, eh? Che bei ricordi. Che ho peggio. Non ricordavo peggio. Cosa? Questo... È questo il passaggio? No. Sì. Sì. No. Ma bisogna dir di no? Eccolo là il passaggio. Ah, più su. Questo è... Guarda che io sono solo estremamente prudente. Questo è il traversino. 174. Bellino! Vai te o vado io? È un cavetto qui, gli faceva schifo. Ah. Ah, è questo il pezzo delle foto. Sì. Ma sarà 6 metri. Sì, vi immortalo. Grande. È proprio una cagata. Una cagata non è una cagata. È più pericoloso prima. Allora avevo ragione. Stai facendo il video? No, delle foto. Molto appoggiato, eh. Non più vicino. Yo, dai, vieni, vieni, tu va. Dai, però raga, muoviamoci perché è forte. Vabbè, io ora aspettiamo tutti insieme, no? Okay. Io sono sceso. No, dicevo a lui. Anch'io sono sceso. Poi queste scarpe qui clamorose. Ma anche queste. Cioè, ha avuto più paura nella ferrata del contrario per fare questo. Clamorose. Tenere tengono. Poi comunque una scarpa come quella lì va presa. Se lo dai il drop che ti dà più stabilità al piede, è inutile. Sì, ma qui sei sulle punte, quindi... È uguale. Sì, parti già pretensionato. È come con le drop 0 e le drop 3. Ne fai te le foto che sei più bravo. Sì, faccio io.
Io faccio delle cagate, non faccio delle foto. Attento! Sì! Un volone, no? Vai! È divertente in realtà! Dai, bravissimo! Bravissimo! No, non lo pubblicare questo perché non va bene con quegli altri video! Fenollo vuoi, eh? Quanto? No, no. Quello è fenomeno? No, no, non lo voglio. Come non lo vuoi? Canale siamo. Siamo, sì, ma se no ci si dà fretta. Aspetta un secondo, è arrivato ora. Lascio. Vieni qui sotto che non c'è nulla. Basta che scendi un metro, non c'è vento. Vieni giù. È vero. Scusa, eh. No, vieni qua, vieni giù, scendi che lì c'è vento. Vieni giù, Giovannino. Sì, sì, vengo, mi volevo asciugare il sudore. Ti mettono freddo. Un po' a venire quelle nuvole là. Ora ci mettono un po'. No, quelle nuvole là sono sotto i 1009, a vederle. Capito, ma noi qui siamo sotto i 1009. Siamo, allora, quello lì è 1795. Lassù siamo a 1946. Ma non, ce la, non vengono qua. Ora allora siamo vengono mille... qua, ci sa, arriverà prima di loro ci in cima. Sbaglia sto cazzo. Sì. Siamo quasi sulla cresta, quello che stiamo salendo è il canale delle rose. Veramente un dislivello notevole. C'è un sacco di vento. Là c'è Simone. E ora si sale. Segue, sono molto vicino alla vetta. Anche mentre vado. Va bene, promesso. Ho detto prima a lui, ti ci mando prima a te. Bello. Il libro di vetta. È tutto pieno, ci vuole un altro. No, qua. No, vabbè, io ci ho capito. Là. Siamo passati prima. Perché tu ti dici infatti? Ok, grazie. Potete vedere anche voi ciò che assieme.
No, vabbè, sì, guarda, sì. Fa le idee col tuo video, così almeno 8000 in inverno fai su dietro da 8 e passi sotto. Guardala. Anche quello no, immortale. Ragazzi, a partisca ce ne sono due. Chi è che vuole un pezzo? No, grazie. No, io abbiamo... No, ma basta, no. E allora non mangio neanche io. Chi un mangia in compagnia? No, Un angolino, guarda. No, no, no. No. Allora la divido. Chi è che la vuole? Come no? Sto male per due giorni. Mangiala qua, cancella. Dai, ce l'ho poi. Vetta del Pisanino, che con i suoi 1946 metri è la vetta più alta delle Alpi Apuane. Troppo deciso. Ma ce l'hai? Sì, ci allora, sono messo la felpa sotto. Ecco la buca della neve. Qua la neve resiste tanto, no? Una volta se la sente, ora invece un po' meno. Inverno magari un po' meno. E questa fin dove arriva? L'hanno scelta un po'. No, la sera lì. Ragazzi. Ma tiene. Il paleo tiene che secondo me. Minchia! La conclusione lì ci si è fatta. Mamma mia, ragazzi. Escursione finita. Più di 10 km. Quanti metri di dislivello, Simo? 1100. Insomma, una escursione abbastanza impegnativa. Ora c'è il rientro in macchina. Vedi che è rischioso. E rischieremo di più che andare sul Pisanino. Come dice Giovino. Comunque, niente, bella escursione, non banale, ma neanche pericolosissima. Io ho un bel video da postare su YouTube di Giovino che fa le prove di fermarsi con la picozza. Quello è un bel video. Ah sì? Un tutorial. Non è come io, ascolta, Marco, dovrei postare il suo quando si siede sui traversini. Posta. Voglio vedere quanti follower, quanti like mi danno. E poi mi fate raffreddare. È un processo. Sai che faceva la mia mamma al maestro alle elementari quando sudavo? Che non lo faccia sudare. Il maestro, quando vedeva che sudavo, mi metteva nell'angolino al sole a farmi asciugare. No? Ma che bello. Mettiti nell'angolino.